direi in una battuta, la cultura nel carcere, non la cultura della pena del carcere. Quindi questa è un'occasione importante perché la comunità, gli studenti, la cultura, l'università incontra i detenuti e capisca tutta la comunità che nel carcere ci sono persone che hanno anche un impegno, che hanno una voglia di riscatto e che possono essere, come dire, in grado di poter partecipare agli eventi più importanti come quello della Notte dei Ricercatori. La Notte dei Ricercatori ad Arezzo ha un appuntamento pomeridiano all'interno della casa circondariale di Arezzo. È l'epilogo di oltre un anno di lavoro durante il quale i detenuti, una decina circa, hanno potuto frequentare in carcere un corso di filosofia grazie alla collaborazione tra l'Istituto e il Dipartimento Aretino dell'Università di Siena. Una filosofia emancipativa, si sono interrogati su parole importanti che richiamano esperienze di vita, confronti, storie. L'umanizzazione della pena è in base alle condizioni di vita e noi cerchiamo in tutti i modi, come dire, di rispondere a dei bisogni e di non alimentare pregiudizi. Alcuni incontri sono stati svolti solo con i detenuti, quindi dialogando con loro, altri invece abbiamo fatto dei seminari aperti alla cittadinanza con una trentina di studenti, ex studenti e cittadini che dialogavano insieme ai detenuti su temi scelti in precedenza. Una frase che citerò tra l'altro stasera di un ragazzo che mi ha scritto a fine del percorso, che la filosofia presuppone un pensiero stellare. Ecco, quest'idea dell'apertura del pensiero in un luogo chiuso e dove il cielo è visto tra le sbarre, per me è una soddisfazione. Tra gli ospiti anche Alessandro Fo, nipote di Dario Fo e docente dell'Ateneo, responsabile di numerosi progetti nelle carceri toscane sulla poesia. Musica con la presenza del baritono Mario Cassi e filosofia per accompagnare un pomeriggio in cui le barriere, almeno quelle del pregiudizio, sono venute meno.